E qui se parliamo, scusate, di passione, parliamo di ritmo, parliamo di cuore, siamo nel cuore della terra, siamo nel cuore degli amici e siamo nel cuore dei didgeridoo che io adoro proprio da tutta la vita. Sono una fan, chiaramente, da ancora prima che nascesse, di quello che è il Festival Nazionale dei didgeridoo che Filippo Fiorini organizza, adesso ve ne parlerà. Intanto grazie per essere qui, grazie Prego, per le tue prego. note, grazie per il Grazie a tuo te. DigiBed, io già me lo sono goduto e auguro tutti a provare la stessa esperienza meravigliosa. E quindi qui siamo nel mondo dell'Australia. Parola a Filippo Fiorini. Domande dal cuore per il cuore. Cos'è l'arte nella tua vita? Per me l'arte nella mia vita è suonare questo strumento che ho imparato ormai 14 anni fa. Questo strumento si chiama Didgeridoo, è uno strumento tipico degli aborigeni d'Australia, quindi uno strumento che ha origini antichissime. E suono questo strumento sia a livello di concerti, sia a livello di trattamenti di massaggio sonoro e soprattutto organizzo insieme a mio fratello il Festival Internazionale del Didgeridoo, che è un festival musicale dove vengono artisti da tutto il mondo, compresi aborigeni, ed è un momento magico per creare condivisione e amore per questo strumento. E poi, com'è diventata questa la tua arte? Com'è successo? Ma il didgeridoo non è che lo scegli, lo diventi, ti prende, ti strega, ti rapisce. 14 anni or sono ho scoperto questo strumento e dal di lì ho cominciato a vivere in un'altra maniera grazie proprio a questo strumento. L'ultima domanda da parte mia è: cosa puoi consigliare alle persone, dalla tua esperienza? Per la mia esperienza posso consigliare alle persone di buttarsi, di non aver paura a provare tutto ciò per cui tutto ciò prova un interesse e quindi non aver paura in generale, qualsiasi cosa essi vogliono fare. E adesso in libertà, quello che vuoi. Vi invito a tutti a provare e ad ascoltare questo strumento, a provare i trattamenti con me e Stefano del massaggio sonoro con Didgeridoo e soprattutto a luglio, 11 e 12 luglio, a venire a Forlimpopoli al Festival Diginoz. E allora io direi che questo strumento ce lo assaggiamo subito. Thank you.